Bentornati ragazzi in un nuovo video dedicato alle guide su Pokémon Diamante Lucente per la Splendente. Io sono George e oggi vi spiegherò come clonare i Pokémon legalmente in questi due nuovi titoli. Venite, venite con me. Nella versione 1.1 infatti è possibile clonare legalmente i Pokémon su Diamante Lucente per la Splendente sfruttando un glitch che chissà per quanto tempo rimarrà in piedi, visto e considerato che potrebbero rilasciare degli aggiornamenti e fissare di seguito questo piccolo glitch. Dato che per il momento è a nostra disposizione, sfruttiamolo bene per clonare quanti più Pokémon possibili. Bene, dopo essere entrati qui nella pensione a Flamminia, dove avrà luogo lo sdoppiamento magico dei Pokémon, non dovremmo fare altro che andare a finire nei nostri box. Da questo momento basterà collocare due Pokémon nella stessa identica posizione. Quindi box 1 abbiamo il nostro Bibarel a livello 16, box 2 abbiamo il nostro Houndoom a livello 18. Collocati tutti e due nella stessa identica posizione, come vedete. Nel box 2 invece non dovremmo fare altro che collocare il Pokémon interessato da voler clonare di sotto, in questo caso Jirachi con una bella caramella rara, e di sopra inserire il Pokémon che poi prenderà il posto del Pokémon clonato. Dopo aver fatto questo procedimento, basterà cliccare due volte su X e accedere ai box lotta. Di seguito prenderete il Pokémon depositato nel box 1 e piazzatelo nello slot 1 disponibile. Bene, dopo aver seguito questi semplici passi, basterà parlare con la vecchietta dietro il bancone qui all'ostello. Come vedete, il Bibarel a livello 16 qui nel box 1 fa parte dei box lotta, quindi non possiamo consegnarlo alla pensione. Di fatto però è possibile selezionare Houndoom perché lo abbiamo nella stessa identica posizione del Bibarel nei box lotta. Prima però di dare conferma, vi basterà accedere alla lista dei box e invertire box 1 con box 2 in questo modo. Una volta fatto ciò però ci chiederà se vogliamo selezionare più Pokémon. Noi andiamo avanti lo stesso, il servizio è di 500 poké, noi paghiamo e consegniamo Bibarel pur non avendo consegnato Bibarel. Una volta fatto ciò arriverà il procedimento più importante, quello che dobbiamo attenzionare un po' di più. Premendo di nuovo due volte su X vi uscirà fuori quella scritta in giapponese a livello 99, una roba strana. Vi consiglio di non andarci sopra, non passateci sopra neanche per sbaglio. Potreste avere qualche problema ai file di gioco, ai file di salvataggio, quindi io non mi assumo nessuna responsabilità, mi raccomando. In ogni caso, se appare quella scritta giapponese a livello 99 in basso a sinistra, significa che il glitch sta funzionando. Non rimarrà altro che selezionare, portare il nostro Starly nello slot 1, come vedete scomparirà nel nulla, nel vuoto totale, e il Pokémon interessato che volete andare a clonare nello slot numero 2. Come vedete infatti adesso Jirachi si trova qui su. Basterà andare su info per resettare le impostazioni e dopo essere usciti ecco qui il risultato con ben due Jirachi. Una volta fatto questo basterà fare rimuovi e rimuovi. Qui abbiamo il nostro Jirachi clonato, appena clonato. Povero Starly, riposa in pace. E qui il nostro Jirachi di prima. Mettendoli insieme vi farò notare che tutti e due i Jirachi ovviamente hanno la caramella rara. Bene amici, io spero di esservi stato utile anche questa volta. Vi ricordo di iscrivervi al canale per altri contenuti simili su Pokémon Diamante Lucente per la Splendente. Vi lascio qui sopra in alto a destra una scheda con la playlist dedicata ai tutorial in gioco. Io sono George e vi aspetto ad un prossimo video. Ciao belli!